Scontro Italia-Francia, Salvini rincara, sottrae ricchezza all'Africa. Di Maio, pronte le card del reddito, è una rivoluzione. Mafia, nuova cupola e manette anche il nipote del Papa. Continua la tensione tra Italia e Francia dopo lo scontro che ha portato alla convocazione dell'ambasciatrice italiana a Parigi. Oggi Salvini rincara la dose. In Africa, afferma, c'è gente che sottrae ricchezza a quei popoli. La Francia è evidentemente uno tra questi. E sui migranti, aggiunge, non prendiamo lezioni da chi ne ha respinti a migliaia a Ventimiglia e li ha depositati nella notte nei boschi piemontesi come fossero bestie. Il reddito di cittadinanza è una rivoluzione, così il ministro del lavoro Di Maio, aprendo la convention 5 Stelle per presentare il provvedimento insieme a Quota 100. Le card sono pronte, annuncia, d'ora in poi chi non ha niente avrà almeno 750 euro e il premier Conte assicura, sarò il garante di questo patto sociale, vigilerò affinché non sia deturpata da abusi. Blitz antimafia all'alba a Palermo, dove la DDA ha emesso un decreto di fermo nei confronti di 7 indagati accusati di far parte della ricostituita commissione di Cosa Nostra. In manette è finito anche Leandro Greco, nipote del boss Michele Greco, detto il Papa. I fermi sono scattati anche grazie a 2 nuovi pentiti, Filippo Colletti e Filippo Visconti. Vivere uno spirito di umanità e di solidarietà nei confronti dei migranti è per tutti un dovere, per i cristiani un obbligo morale. Lo affermano CEI e comunità di Sant'Egidio lanciando un appello affinché, mentre si cerca il consenso europeo, venga garantito il soccorso in mare. I migranti, scrivono i vescovi, non possono essere vittime 3 volte delle persecuzioni di chi li detiene in campi che non tutelano i diritti umani e di chi in quegli stessi campi li respinge. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete sempre consultare il sito della DN Kronos. Grazie per averci seguito e arrivederci.